La polizia di Catania scopre in via della Concordia una fabbrica clandestina di fuochi d'artificio. I petardi erano nascosti tra bevande e bibite. Un 35enne è stato arrestato dagli uomini della polizia di Stato per la fabbricazione e detenzione del materiale esplosivo. Si tratta nel complesso di oltre 1870 manufatti esplosivi illegali di varie dimensioni, di cui 113 innesche appartenenti alla categoria F4, con un peso complessivo di oltre 114 kg. Tutto il materiale sequestrato, vista l'elevata pericolosità, è stato affidato in via giudiziale e di custodia ad una ditta specializzata in attesa della successiva distruzione. I poliziotti della questura di Catania stavano svolgendo un servizio normale di controllo nel territorio, nella zona di via della Concordia, quando hanno notato un soggetto già noto proprio per altri reati e si stava aggirando con fare sospetto. Dal controllo, i tutori dell'ordine hanno scoperto il materiale esplodente e la sua pericolosità. Gli investigatori hanno arrestato il 35enne catanese, dopo la convalida del giudice per le indagini preliminari, è finito agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Il materiale è stato sequestrato dal nucleo artificieri di Catania ed adesso dovrà essere distrutto.